Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft. Il Allora, sedicesimo. sedicesimo, sì, dovrebbe essere sedicesimo. Sì. Sì, ha fatto 15, la matematica Allora, non è un'opinione. Ne ho 16 dopo. esatto. E in questo episodio ci prepareremo Ma parliamo un po' del canale prima, cosa sta per... succedendo? Mentre... Aspettate un attimo. Dopo? Allora, sì, dopo facciamo. Allora, ci prepariamo per una grande avventura e faremo perché sono corti i materiali, dobbiamo andare a cercare, La vogliamo prima avventura. cercare qualcosa, vedere cosa c'è intorno. Io mi sono espanso da una parte trovando dei villaggi e adesso andiamo a vedere dall'altra cosa c'è. Quindi in questo episodio ci organizziamo e in questi episodi su seguiranno. In uno sicuramente farò un video di organizzazione e negli altri farò il viaggio. Quindi Quindi iniziamo il viaggio, esatto, inizieremo un iniziamo nuovo viaggio. esatto, andiamo a vedere cosa troviamo e cosa c'è nei Totalmente dintorni. ignoto, non sappiamo Esatto. niente cosa c'è. Quindi via. Eccoci qua, siamo arrivati. Allora, siamo Siamo tornati dal Nether. tornati dal Nether e diciamo con un buon bottino qua. Quanti picconi hai? Mi ero fatto un po' i picconi perché volevo cercare un po' di carbone. Comunque, Quindi innanzitutto cosa ci serve per questo innanzitutto ci viaggio? serve tanto cibo, siccome è il principale problema. Poi una. Il cane lasciamo qua dolce e felice. Sì, giusto, non posso dormire. Poi ci mettiamo. Allora, mettiamo. Ci teniamo delle pietre, ci teniamo dei picconi. Molliamo giù gli altri picconi. Potrei metterli nella cesta organizzata, ma Sì, appunto. magari è più comodo. Lì non c'è niente da portare via, una porta Ci magari. portiamo via una porta, poi ce le portiamo via tutte e nove. Poi ci Le portiamo via le torce. torce, ce ne sono 64, facciamo così. Mettiamo giù dei semi, prendiamo delle torce. Magari Poi l'arco l'arco. sono senza frecce, è inutile. Ok. Mettiamo giù Le bistecche cotte. qua. Poi ci portiamo dietro una cesta, ci servirà. Picconi ne teniamo un paio. Peccato, cioè metter giù un po' di robe. Esatto, qua c'è qualcos'altro che può servire? No, direi di no. Robo in Ma andiamo a ferro. cavallo. Andiamo a piedi, non andiamo a cavallo. Perché? Così ci prendiamo il letto, eccolo qua, che così non dovremo. Cavallo lasciamo giù che mi ha anche rotto troppo. Un giorno non l'ho più trovato, è stato un incubo. Adesso? Adesso l'ho rinchiuso in una gabbia. Ancora Ancora lì? Perché lì. Sì. lui ogni tanto evade. Niente, tanto vado, se non so neanche io come faccio. Non so se verso le porte va io. Allora, Cibo. diciamo che ho ampliato un po' di roba, quindi cosa ci servirà per questo viaggio? Allora, la carne adesso la mettiamo a cuocere, quella lì. Ci abbiamo 11 panetti, ne facciamo altri. Da buttare via un po' di terra. Terra, che no, un fraco, una cesta, due ceste piene. Dov'è i panetti? Facciamo Serve il grano. Eccolo lì. così. 24 e Beh, basta. basta. Poi, nel frattempo, sta diventando notte, l'orologio ce lo portiamo via. Ci portiamo via Un una pala. attrezzo per tipo, direi. Questo non è Vabbè, niente e neanche niente. questo. Carbone. Ci abbiamo tre, andiamo a prenderle dai fornaci. Poi, cos'altro potrebbe servirci? Le uova non credo. Celle Torce. neanche. Le torce sono vuote. Quindi, Quindi niente, se non andare a fabbricare. esatto, bisogna fabbricare, Bisogna però buttare via un po'. Dov'è l'inceneritore? l'inceneritore lo devo ancora farlo. Se l'avevi una volta. Sì, ma l'ho smantellato perché mi serviva per fare la cosa di pollicotti, che non ha mai funzionato. Eccoci qua, siamo tornati. Ci andiamo a prendere. Mangiamo intanto già un panetto. Ok. Allora andiamo alla nostra fornace a prendere il carbone.
Non è che ne sia proprio tanto, eh. È distribuito su 11 chest, su 11 fornaci. È un po' una rogna star lì a prenderle tutte, Tanto. ma dovrebbe bastare. Basta, basta. Ok. Bastoncini adesso. Allora, bastoncini non ne ho, legna non ne ho. Neanche legno. Non c'ho niente. Dovrei avere per farmi un'ascia che... Beh. Ci servirà una crafting... Allora, abbiamo un'ascia. Giusta, che così andiamo a prendere la legna. Quindi, ho usato tutta la legna per farmi il palchè di casa. Allora, cosa ci serve? Robe principali: la spada, il letto, una cesta, un po' di carne, Tutti gli panetti li attrezzi. abbiamo, tutti gli attrezzi, abbiamo una pala e un'ascia, il coso lì, delle porte, della terra. Terra potremmo anche buttarla via, questa tanto ne ho talmente tanta che, tenendo conto che era una montagna lì, ricordiamolo. No, lì è la fanno di legna. Sì. Legna di un albero, lo diventa enorme che la Lo fanno. so, se continui a piantare sullo stesso punto, lo stesso albero, viene fuori C'ha fa le betulle, i mega alberi. Esatto, ci prendiamo un po' di betulla con l'unica ascia che abbiamo. ci vediamo quando l'hai rasata tutta. Esatto. Beh, 41 di legna potrebbe bastare. Eccoci qua, siamo, abbiamo 41 di legna. 41 di legna, dovrebbe bastare e cominciamo il nostro viaggio. Io sono andato a esplorare di là, quindi noi andremo adesso verso di Beh, qua. aspetta, aspetta. E le coordinate della casa? Ok. Giusto, me ne stavo dimenticando. Prendi il foglio delle coordinate. Questo è il foglio delle coordinate. Esatto. C'è anche un modo per farlo con Il coso, ma non c'è un me ne tool per ricordo. farlo, però Esatto, ma non manco me... questo funziona sempre. La Questo carta e la penna. esatto. Carta e penna funziona sempre. Quello non è una penna. Allora ci mettiamo qua. Aspetta, segna. Mentre... Sì. Ok. Allora, ci piazziamo bene o male qua, vicino al nostro coso. Allora, Vai. abbiamo X 135.000 832. La Y 75 seguito da 5 zeri e la Z 27.636. Ok, abbiamo le coordinate, quindi ora si parte verso l'ignoto. Abbiamo dimenticato di portarci via una Metta la fornace, zeta. ma ce la fabbricheremo. La Z è giusto. No. 20, perché mi sono spostato. Torniamo qua dove eravamo. Manca uno zero, una zeta. Allora, armati della nostra corazza con protezione al fuoco 3, che è molto rischioso portarsela dietro. Di lì è giusto. Di qua noi andiamo di qua devo ancora esplorare. Cioè, son già andato a esplorare in parte, diciamo. Lì è una Cosa puntiamo a pala. trovare? Puntiamo a trovare un non so cosa, però io eviterei le grotte. No, no, basta grotte. Ne sono anche a stufa. Eviterei mob, grotte e Adesso è tutto. ora che si carica. Ora che si carica noi prendiamo due uova e le lanciamo via. Non lo sai. Cosa ho detto? C'è un cazzo di ragno. No, era un polpo in una Ascolta, fa pozza. una roba, adesso impostazioni. Metti visuale minima È ancora di già più. minima. Poi Ancora di più. Nella sinistra. alzeremo la qualità quando ci sarà una roba molto interessante. Allora, puntiamo a trovare Sinistra, direi. Fa un bosco di betulle infinito, non è un bioma. Cioè, sì, è un bioma, però non spawna niente di di carino. bello, esatto, di
mangiamo già qualcosa, non è granito. Ok. Andiamo di là. Allora, vediamo. Se troviamo, stiamo puntando a vari biomi diversi, allora il deserto l'ho già trovato, quindi mi manca il coso, come si chiama lì? Montagne Le nevose, montagne e le montagne si arriva a quelle casa. Sì, nevose, il bioma di neve, insomma, la la tundra. tundra. E poi ci manca. Ci manca, come si chiama? La giungla, che La giungla che troveremo prima o poi, è speriamo. quella a cui puntiamo, diciamo. Esatto, principalmente perché io voglio riuscire a portarmi a casa l'ocelot, che è il ghepardo, che poi diventa gatto se gli diamo il pesce. Cosa Ecco, non mi sono portato la canna da pesca. Cosa? fa? Niente. Cosa fa? Quel che parla lì. Animale domestico. E magna basta. Ok, abbiamo trovato qualcosa. Ok, Cosa? Ah, beh, pianura. C'è niente. Andiamo veloci qua, magari tagliamo anche. esatto. Quello là che è la luna, sì. Navigando nei bug. Navigando nei bug. Bocca boia. C'è un Abbiamo po' di acqua, trovato cazzo. l'oceano. Se naviga bene nei bug. Cos'è quello? No, c'era un mob stranissimo. Non so cos'è. Vabbè, non si vede più. Forse è uno zombie, credo. Siamo come zombie del cazzo. Siamo talmente veloci che siamo più veloci del mondo che carica. Ma quante? Ho visto un coso sotto un Enderman. Sì, l'ho visto anch'io. Finirà mai sto oceano qua? Speriamo che non sia l'Oceano Pacifico. Teoria, non è che continua per sempre. No, dopo un po' c'è un, quanto ho capito, c'è un muro e non ti lasciano più andare. Dopo i superati tot blocchi. Ma questa è tutta acqua, cazzo, acqua e meduse, acqua e Sono polpi, non sono meduse. meduse. Quante ce n'erano lì? Un fracco. Allora ci salutiamo, ci vediamo quando abbiamo trovato La terra. la terra o qualcosa di simile o apparentemente. Quindi adesso ci vediamo. Ciao. Eccola. Terra. Sì, finalmente. O che non sia un'isoletta microscopica. Prova a vedere. È un'isola. Oh, no, no. Sì, beh. Prova. Dato che non sappiamo niente di quella. Oh, questa sì, è terra, terra. Abbiamo toccato terra. Fin dopo 20 minuti di nave. Ci fermiamo su questa terra? Dov'è Sì. la barca? Ah, eccola qua. C'è, Buono, dai. Buono, dai, prendiamo. siamo arrivati. Eccoci qua, siamo approdati Nella sulla nuova nuova. terra e. La chiameremo Nova Electric Landia 2. Esatto. Nova Electric World 2. Allora, iniziamo a esplorare. Direi come prima cosa è salire su un'altura. Giusto. Per esplorare meglio il panorama. La terra dei bug. Esatto. Sono curioso di sapere che mob ci sono qua. Gli stessi. Ma dice io ho un badile, perché non uso il badile? Non lo so. Chissà cosa abbiamo qua. Guarda che bella cascata. Due passi e te. Là c'è pin di fiori. Bocca Magnifico. bella, pin di fiori. E diversi anche.
Troviamo il modo di scendere. Tieni via a casa tua e Ti gira immagini? intorno. Però è pieno di fiori, tutti diversi. Ah. Ma che bella sta cascata. Sì, più di fiori. Guarda, quanti fiori prende tempo? Ti fa un po' di tinta. Beh, però non è un bel posto. C'è più di fiori. Sì. Sì, diversi anche. Ah, c'è un lupetto. Lupetti. Sapete che ho vostro fratello a Ma è casa? dungeon? No. È il dungeon dei fiori. Il dungeon dei fiori. La continua. Là c'è una grotta. Lì ci sono due lupi. E basta. Sinistra. Questa è la terra dei lupi. No, dei fiori. Questa qua la chiameremo San Giovanni Lupatota. Lo riprendiamo appena troviamo l'episodio. Esatto. Allora ci si vede. Per questo episodio è tutto. Un saluto elettrizzante a tutti. Bella, ciao.